Ciao a tutti, sono Elisa Romondia, CEO e co-founder di The Volume. The Volume è una blockchain solution per la filiera dell'olio extravergine d'oliva. Utilizzando The Volume, i produttori possono tracciare e salvare ogni singolo passaggio della loro filiera nella blockchain, consentendo così al consumatore finale di conoscere l'intera storia di ogni singolo prodotto, dal comfort del proprio smartphone o PC. In questo video Lorenzo Zaccagnini, CTO e co-founder di The Volume, vi mostrerà come aggiungere la vostra filiera sulla blockchain utilizzando The Volume. Ciao a tutti e benvenuti alla nostra dimostrazione. In questo video vi mostrerò come aggiungere i vostri prodotti nella blockchain Ethereum e IPFS utilizzando The Volume. Prima di tutto, clicchiamo sul bottone Try the Simulation dal sito di The Volume. Potete utilizzare The Volume sia da desktop che da smartphone. Da desktop, utilizzando Chrome come browser insieme all'estensione MetaMask. Da mobile usando Firefox e come estensione sempre MetaMask. Questa è una dimostrazione, quindi tutto è reso più semplice per facilitare la comprensione. Utilizzeremo come informazioni solo la quantità e la possibilità di aggiungere un documento. Nell'applicazione reale è possibile aggiungere tutte le informazioni di cui si ha bisogno. In questo video utilizzeremo Chrome con MetaMask e lavoreremo sulla rete Rinkeby, la rete di test di Ethereum, come potete vedere qui. Questa è l'estensione MetaMask. Iniziamo. Aggiungiamo la nostra prima linea di prodotto. Specifichiamo il nome, lo chiamiamo secondo Evo e facciamo submit. Ci verrà chiesto di avviare una transazione. Confermiamo. E la UI ci informerà sullo status della transazione. Possiamo anche cliccare sul link per vederlo in un Block Explorer. Ritorniamo al sito web di The Volume e aspettiamo che la transazione venga completata. La transazione è avvenuta con successo e come potete vedere, questa è la nostra linea di prodotto. Per aggiungere degli step, aggiungere la filiera dentro a questa linea di prodotto, possiamo semplicemente cliccarci sopra. Come vedete, le informazioni che possiamo inserire sono la quantità, il tipo di passaggio ed un file, ma nell'applicazione finale le possibilità sono infinite e c'è la possibilità di aggiungere ogni tipo di informazione o quantità di file che noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno. Ok, iniziamo aggiungendo il nostro primo passaggio, la raccolta. Specifichiamo una quantità, come per esempio 500, scegliamo un file, in questo caso un PDF, e facciamo submit. La UI ci informa che il file verrà uploadato su IPFS. IPFS ci serve per risparmiare sia tempo che anche denaro. Perché, come potete vedere in questa transazione, il costo è semplicemente di 20 USD, cioè quasi 15 o 17 centesimi di euro, perché il file, quindi la maggioranza delle informazioni, vengono state su IPFS e sulla nostra blockchain c'è solo il link del file di IPFS. Confermiamo. E aspettiamo che la transazione venga completata. Come potete vedere, quando la transazione viene completata, lo step, il passaggio, viene aggiunto nella lista. Questa è l'inizio della nostra filiera, della storia del prodotto. Vedete, c'è il tipo di passaggio, la quantità e una data. E un link ad un documento su IPFS. Questo è il documento che abbiamo uploadato su IPFS. Ok, procediamo con un secondo passaggio, trasporto. Specifichiamo una quantità di 400, non mettiamo nessun file e facciamo submit.
confermiamo la transazione ed aspettiamo che venga completata. Una volta inserite sia le informazioni che i documenti, restano immutabili nella blockchain e non è più possibile modificarli a posteriori. Questo per garantire la sicurezza data dalla blockchain. Sarà possibile solo aggiungere una nuova versione che sarà corredata dall'orario e dalla data di aggiunta e diverrà disponibile e immutabile nella blockchain, insieme alle versioni precedenti che resteranno comunque sempre disponibili. Questo vuol dire che la storia del prodotto non può essere manipolata a posteriori, in alcun modo, garantendo sia agli operatori che al consumatore finale una sicurezza assoluta sulla storia del prodotto. Ok, la transazione è avvenuta con successo e come possiamo vedere, questo è il nostro nuovo passaggio. Tipo di passaggio, quantità e data. Tutto scritto in maniera immutabile sulla blockchain, senza possibilità di essere modificato. Aggiungiamo un terzo passaggio. Specifichiamo una quantità di 300. Aggiungiamo un file. E clicchiamo su Submit. Sta facendo l'upload del file PFS, lo ha completato ed ora ci chiede di fare una transazione verso la blockchain. Confermiamo. Come potete vedere, ogni prodotto ha un QR code. Questo QR code ci permette di ricostruire l'intera storia del prodotto, semplicemente scannerizzandolo da uno smartphone. Quindi il vostro cliente può scannerizzare il QR code su un'etichetta, su un volantino, su un sito web e gli verrà dato un link che punterà su un sito web o su The Volume stesso in cui gli verrà restituita l'intera storia del prodotto generata direttamente dalla blockchain, quindi in maniera immutabile. Aspettiamo che la transazione venga completata. Ok, la transazione è avvenuta con successo. Possiamo aggiungere un nuovo passaggio. Un altro trasporto. Metteremo come quantità 300. Nessun file. E facciamo submit. Confermiamo la transazione. La UI ci informa che la transazione è ancora in corso ed aspettiamo che venga completata. Questa è la storia del nostro prodotto, direttamente generata da Ethereum. Ok, la transazione è avvenuta con successo e aggiungiamo il nostro ultimo step, cioè il prodotto sullo scaffale del negozio. Mettiamo come quantità 300, aggiungiamo un file e facciamo submit. E aspettiamo che il processo venga completato. Confermiamo la transazione. Come potete vedere, ogni passaggio può avere sia un file o anche non averlo. Nell'applicazione reale si possono aggiungere quanti file vogliamo e quante informazioni vogliamo, ma per semplicità qui ne utilizzeremo poche.
Qui abbiamo un link al documento JPFS. Ok, la transazione è avvenuta con successo. Come potete vedere, questa è l'intera storia del nostro prodotto. Un consumatore può inquadrare il QR code ed arrivare su questa pagina e vedere la storia del vostro prodotto interamente, in maniera immutabile. Questa è la nostra lista di linee di prodotti e questa è la filiera che noi abbiamo creato. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e ci vediamo al prossimo video.